ovviamente sulla base di fonti storiche, non me lo invento, il primo medico e il primo biografo di Lutero non si sentirono di negare che Lutero si era tolto la vita, si era strangolato a letto. E mentre Ario, se vi ricordate, addirittura, ne abbiamo parlato altre volte, il primo grande eretico della storia della Chiesa, muore un giorno mentre andava giù di corpo e praticamente si è lasciato, è uscito tutto fuori e morto in una maniera, come raccontano i padri, sconvolgente.